Bene, anche quest'anno il Sinodo si è avvicinato al tema della diaconia, riproponendo alcuni elementi che già da diversi anni si stanno ponendo all'attenzione del Sinodo della Chiesa e quindi in tutte le sue articolazioni. La diaconia e quindi l'insieme delle opere sociali e assistenziali della Chiesa. Quindi un'organizzazione abbastanza complessa, con centinaia di dipendenti, quindi fatturati abbastanza complessi, una radicalizzazione in diverse parti del territorio italiano, si trova a discutere dei suoi problemi all'interno del sinodo che è, diciamo, deputato normalmente ad occuparsi dei problemi della Chiesa, quindi problemi, diciamo, di organizzazione, ma comunque sempre molto connessi alla dimensione spirituale, della dimensione spirituale. Quindi io credo che il problema che anche quest'anno si è posto è quello di capire come una struttura che, vista con occhi laici, possiamo definire un'azienda, possa essere anche uno strumento di testimonianza, cioè uno strumento attraverso il quale si può parlare alle persone, al paese e testimoniare dell'Evangelo. Questo è un elemento dialettico forte all'interno del quale siamo chiamati sia come operatori della diaconia, ma soprattutto come membri di Chiesa a ragionare continuamente. È probabilmente una riflessione che non ha una sua conclusione, ma ha un suo aggiornamento nel corso del tempo. Adesso non voglio dilungarmi su questo, ma gli aspetti che emergono sono spesso questi: come si fa a immaginare una gestione del personale attenta, rigorosa, eccetera, che rispetti a sua volta il personale con tutti i suoi diritti e riconosca tutti i contributi che può portare, con l'esigenza di fornire dei servizi alle persone senza trascurarle, mettendole al centro di tutta quella che è la nostra attenzione. È chiaro che abbiamo già di fronte due forze, due elementi teoricamente contraddittori. E quindi lo sforzo della diaconia in tutti i suoi giorni di lavoro e del sinodo quando si occupa di diaconia è proprio di trovare le linee per tenere in raccordo questi due elementi così, così diversi. Io direi che questo è l'essenziale di quello che è il dibattito che anche quest'anno è stato proposto in sinodo. Sì, qui qualcuno anche ieri in aula sinodale ha richiamato teorica differenza, l'ipotetica differenza fra una chiesa di valle e una chiesa fuori valle, anche per quel che riguarda la diaconia. Certamente noi abbiamo, io individuerei tre strategie rispetto a questo tema qui, che è molto importante. Piccola premessa, la diaconia, la CSD, diciamo, che non rappresenta tutto, come sappiamo, tutta la diaconia valdese, ma diciamo una buona parte, è concentrata alle valli per un terzo del suo impegno, a Firenze un altro terzo e il rimanente fra Vittoria e le foresterie che sono dislocate un po' in Liguria, nel Veneto. Questo è un po'. E quindi di fatto è vero, c'è una presenza alle valli importante, forte, ma rappresenta un pezzo comunque di questo impegno. Allora, in questi anni noi abbiamo provato a maturare questo tipo di orientamento.
anche ambizioso, cioè quello di immaginare sul fronte delle valli una diaconia territoriale, cioè di immaginare un welfare di territorio, certamente nei limiti delle nostre possibilità, che però si occupi, diciamo, un pochino di tutto lo spettro di quelli che possono essere i bisogni emergenti, che si faccia anche portavoce rispetto alle istanze pubbliche, all'ente pubblico, l'ASL, Comunità Montana, comuni e anche la regione, di quelli che possono essere i bisogni che emergono su questo territorio. Da qui sono nati i progetti per i bambini, i progetti di domiciliarità, aprirà in autunno dei centri per adolescenti, di ascolto, dei centri di aggregazione per adolescenti, quindi diciamo che questo è prospettiva Valli. Poi abbiamo la prospettiva urbana, chiamiamola così, su Firenze, che è un po' un polo che storicamente ha un'antica e fortissima tradizione diaconale con una concentrazione forte di strutture, e anche lì le strutture della CSD non sono tutte le strutture protestanti di Firenze, ce ne sono almeno altre due molto significative. Il tentativo a Firenze è invece quello di cercare di capire come una struttura in minoranza, perché chiaramente a Firenze rispetto alle valli il rapporto di forze è ben diverso, come si può portare avanti una testimonianza all'interno di una città. E qui c'è una partecipazione, diciamo, un po' più politica sui tavoli di lavoro con le ASL e con il Comune per cercare di portare di dare un apporto, diciamo, alternativo, evangelico a quelle che sono le riflessioni sullo sviluppo del territorio. Io aggiungerei solo che, anche qui molto in bozza ancora, il terzo scenario è quello della diaconia comunitaria. Cioè la diaconia non può fermare, della Chiesa Valdese non può fermarsi a due o tre punti in Italia, ma deve comunque accompagnarsi alla presenza perlomeno delle chiese sul territorio. E qui c'è questo progetto che sta andando avanti da un paio di anni, dove la CSD è, come dire, non parte principale, la parte principale sono le chiese che forniscono le idee, le persone, eccetera. La CSD fa un po' da facilitatore di questi progetti, da far girare un po' le idee, e fornire qualche supporto. Allora, su questo l'idea è di andare a sviluppare delle iniziative diaconali leggere, cioè senza personale dipendente, basate essenzialmente su interventi di tipo volontario che coinvolgano le persone e certamente andando sulla dimensione dei bisogni primari, che quindi può essere andare dai pacchi alimentari ai corsi di alfabetizzazione e altro. Io direi che questi sono i tre scenari sui quali ci stiamo muovendo. Tralascio la Sicilia, dove abbiamo come CSD, la casa di riposo di Vittoria, anche perché sulla Sicilia probabilmente il centro diaconale La Noce è più titolato a rappresentare un po' quali sono le problematiche complessive della regione, avendo una pluralità di servizi più ampio. Beh, questa è una domanda, come dire, parecchio impegnativa e alla quale dico subito che non risponderò in modo esauriente perché non ne sarei capace. Chiaramente stanno cambiando molte cose e non solo a livello nazionale, a livello internazionale. Il modello di welfare che pensavamo conquistato e definito è ormai tramontato, possiamo avere nostalgia, pensare che non sia vero, eccetera, però le prospettive attuali sono quelle che quel modello non c'è più. Sta sparendo. In Italia, oltre a sparire quel modello, nel frattempo sono spariti anche i soldi che servivano per gestirlo e quindi anche pensare ad alternative e tutto quanto è abbastanza impensabile. Io direi che ci sono due ragionamenti da fare. Uno è quello di riprendere un po' il discorso di qual è il nostro ruolo rispetto allo Stato,
Noi per molti anni abbiamo detto che lo Stato doveva garantire, e noi non dovevamo supplire a quello che lo Stato non faceva, ma lo Stato aveva il dovere di fare tutta una serie di cose. Pensiamo al dibattito sulla scuola pubblica, dove noi non diciamo contro le scuole private e tutto il resto. C'è tutta una serie di certezze sulle quali anche la Chiesa Valdese si era espressa, anche ufficialmente, con delle posizioni abbastanza chiare. Sono una serie di certezze che stanno, diciamo vacillando, che non sono quelle della laicità, che non è, come dire, non è un valore discutibile, è un valore indiscutibile, ma sono quelli delle possibilità di portare avanti alcuni servizi. E quindi questo è un aspetto, diciamo, di tipo culturale ideologico. Certamente nel frattempo abbiamo avuto la Chiesa Cattolica e la cultura, diciamo, proposta in quell'ambito, quella della sussidiarietà, che è quella che ha rivoltato un po' la situazione, dicendo che tutto quello che non può essere fatto dalla famiglia e dalle micro costruzioni sociali deve essere fatto dallo Stato, quindi partendo al contrario. La nostra lettura, diciamo, che riteniamo protestante dello Stato è un po' diversa, diciamo, e quindi non pone certamente la famiglia come l'elemento centrale sul quale fondare la convivenza civile, ma ritiene, come dire, che nello Stato ci dovrebbero essere gli elementi per un patto sociale etico che consenta anche la redistribuzione di ricchezze e di opportunità per le persone. Però questi sono gli ambiti all'interno del quale si muove il dibattito. Il problema vero, però, per uscire da questa cosa qui è che non ci sono più quattrini, e quindi di fatto lo Stato, le regioni, le ASL a cascata non hanno più soldi per fare il sociale. Allora, va detto onestamente, dobbiamo dirlo chiaramente, la diaconia valdese fa i suoi servizi grazie ai soldi, diciamo almeno il 50% del lavoro che fa lo fa grazie ai soldi che gli provenivano finora dallo Stato, dalle regioni, dalle ASL per i servizi che svolgeva. Casa di riposo, un ospite veniva ricoverato, aveva dei problemi, l'ASL rimborsava la sua quota. Si profila all'orizzonte il fatto che lo Stato si tiri sempre più indietro. Non sarà una cosa che succederà dall'oggi al domani, sarà una cosa, una prospettiva. Sarà il grosso problema che avremo nei prossimi mesi. Però certamente questa carenza di risorse rimette in discussione tutto il nostro modo di operare, il nostro modo anche di rapportarsi con l'ente pubblico, e forse anche di ripensare se non tocca a noi fare anche dei pezzi di progettazione sociale, non solo di esecuzione di bandi o convenzioni o cose di questo genere. Sì, io direi che questo è il tema poi sostanziale ed è quello che affronteremo nei prossimi mesi, come CSD, e temo non solo noi, insomma. Allora, qui si succedono due cose contemporaneamente. C'è una grossa tenaglia che va a stritolare chi si troverà in mezzo. Da un lato mancano le risorse, l'abbiamo appena detto, e quindi ci saranno meno possibilità di venire in soccorso di quelli che si trovano in difficoltà. Cioè, finora la diaconia si occupava essenzialmente dei poveri, chiamiamoli così. Nella fascia dei poveri adesso ci sono meno soldi per occuparsi di questa fascia qui, ci sono meno opportunità e quindi si è ancora più poveri di prima, perché prima se ero povero potevo avere un'assistenza. Ero povero ma avevo un'assistenza, adesso sono povero senza assistenza, quindi povero due volte. D'altro lato c'è l'altra ganascia della tenaglia che va a chiudersi, che è quella del fatto che questa fascia di poveri si sta progressivamente allargando, cioè nel senso che i redditi diminuiscono, le tutele diminuiscono, e quindi di fatto basta un minimo incidente in una famiglia, un minimo dissesto per trovarsi all'interno della povertà, senza avere più le protezioni che c'erano fino a 1, 2 o 3 anni fa. Quindi io direi che l'effetto della crisi sulla diaconia, diciamo, al momento è relativo, è sulla gente che sarà devastante, e noi possiamo anche fare una lettura di questo tipo qui. Noi avremo dei bisogni sempre più ampi a cui rispondere e non sapremo più come fare. Finirà che dovremo barricare le porte per non far entrare le persone perché non sapremo come rispondere a certi bisogni.
D'altro lato abbiamo i nostri collaboratori, i dipendenti, quelli che lavorano con noi, molti dei quali cominciano a essere essi stessi nella fascia a rischio, che se gli succede qualcosa in famiglia, in casa, hanno un problema e finiscono nella fascia di povertà che ha bisogno di essere tutelata. E quindi credo che proprio vediamo in casa nostra questi due aspetti, diciamo, del problema. Quindi io credo che questo sarà il grosso tema da affrontare nei prossimi mesi e temo nei prossimi anni. Ci vorrà molto rigore nell'affrontare le cose, non sarà facile perché bisogna prendere anche delle decisioni difficili, non, è più difficile gestire una situazione che va a comprimersi che una situazione che va a espandersi, evidentemente. Bisognerà essere molto capaci a leggere la realtà, cosa succede. Forse chiedere al Signore il dono della profezia per riuscire a vederlo anche 3 giorni prima che succeda, cioè di riuscire a anticipare un pochino le cose, e poi ci vorrà anche molta creatività per riuscire a dare il più possibile con quelle che sono le risorse che avremo a disposizione. Thank you.